Poi no, mi arrivano certi aborti sotto i miei video a commentare: ma io ero allo stadio per Milan Cavezzona 2, tu non sai cosa vuol dire soffrire per il Milan. Cosa ti lamenti se vinci 3-1 contro il Cagliari giocando da cani, prendendo contropiedi su contropiedi? Cosa ti lamenti se vinci 1-0 col Verona, che a tratti ti fa anche il gol del pareggio? Cosa ti lamenti se il Milan fa 17 tiri in porta con Newcastle e non fa gol? Ti lamenti che adesso al giro di Champions League a rischio. Già. Già, perché quando Adri vede le cose è facile, perché è facile, però attenuante di qui, attenuante di là. Io mi chiedo veramente come, perché non lo so come fate a difendere sta squadra. Come fate a difenderla? Due occasioni nitide davanti il portiere. Da ragazzi, davanti, sapete cosa vuol dire davanti il portiere? A casa mia davanti al portiere vuol dire che ci sei te, il portiere e la porta. Che non c'è nessun altro. E come contro Newcastle potevi aver fatto due gol che non ti avrebbe tolto nessuno. E come sempre, come ogni cazzo di volta, non li fai. Poi uno si rompe il cazzo, perché uno si rompe il cazzo di vedere queste partite. Non può rompersi il cazzo. Perché arrivano i cancri che tifano la tua stessa squadra. Perché io ripeto sempre che i problemi sotto i miei video non sono i tifosi dell'Inter. Pioli son 5, 5 pere, 12 gol e 5. Non sono loro il problema. Il problema siete voi. Il problema siete voi. Siete i tifosi della mia stessa squadra ed è grave che li difendiate. Giroud ha fatto un assist nel derby. Di lì in poi, fermo. Però ha giocato contro la Lazio, contro il Borussia Dortmund. Una cosa pretendi da Giroud? L'hai voluta come punta titolare? Adesso ti attacchi al cazzo. Giroud oggi non ha strusciato un pallone, anzi l'ha strusciato perché gli è arrivata la palombella, era in posizione regolare davanti la cazzo di porta. Ha fatto il pallonetto a un metro e l'ha mandata fuori. Quell'altro, Pulisic, in area di rigore, poteva essere il famosissimo gol dell'ex, che tanto gli ex segnano tutti a noi. Perché segnano tutti a noi gli ex, agli altri non segnano mai. Stoppa, si gira, portiere coperto dal proprio difensore, la calcia addosso. Quell'altro imbecille, Chukwueze, anche lì, palla perfetta, larga. Davanti al portiere classico tira al giro, mi pare di vedere un suso di colore, perché Chukwueze è un suso nero e non era un'offesa razzista, è un suso nero. Tira al giro, portiere di gambetta parata. Loro, nonostante abbiano avuto diverse occasioni, forse un numero leggermente maggiore rispetto al Milan, occasioni veramente pericolose, una. Maignan non mi ricordo aver fatto miracoli, forse su Benzebaini col tiro al volo nel primo tempo, che forse non li farà più in carriera. E nonostante tutto, come contro Newcastle, sempre lì, 0-0. Ma ce lo meritiamo, perché poi no? Ci chiediamo perché perdiamo i derby? Perché i derby li giochi contro una squadra che non ti fa tirare. Esattamente. L'Inter, benvenuti nella realtà, non ti fa tirare. Se poi ti arriva la squadra che ti fa tirare e sbagli gol come con Newcastle contro il Borussia Dortmund, è a maggior ragione che non vinci mai. Che il Milan arriva sempre lì lì, annusa le cose e poi le perde. 3 anni fa, primi in campionato fino a marzo, lì sentivamo l'odorino perso. Eravamo ai quarti di finale con l'Inter in Coppa Italia. Lì, ai supplementari, preso gol al 120. L'anno dopo, dovevamo vincere in casa con Liverpool. Eravamo avanti 1-0, abbiamo preso doppietta da Origi. Da Origi abbiamo preso doppietta lì. Passaggio di turno, 10. Dren,
semifinale di Champions League l'anno scorso. Soffiata. Arriviamo sempre lì e poi deo, perché adesso io voglio vedere Mbappé, no? Vediamo il gol sbagliato da Chukwuez. Secondo te, il signor Kylian Mbappé, giocatore che vale 180 milioni, anzi è stato pagato 180 milioni, chissà quanti cazzo ne vale, lo sbaglia quel gol lì? Mira mi dedo, proprio no. Però è giusto, voi non avete voluto investire su una punta? Questo è quello che vi meritate. È giusto così. Poi arriviamo al capitolo Leao. Leao, giocatore più forte nel Milan, determinante, uomo scudetto 2 anni fa, tutto quello che volete. Ma anche oggi, contro la Lazio, fino al gol dell'1-0 dove ha fatto l'assist, era nettamente il peggiore in campo. Ma per distacco. Contro il Cagliari è entrato anonimo. Stasera meno di 0. La sintesi di Leao, perché ma non lo puoi criticare, io devo criticarlo perché gioca nella mia squadra, nella squadra che, ripeto, ha 7 coppe in bacheca. Contropiede, 4 contro 3 del Milan. Florenzi la passa a Leao dall'altra parte del campo, l'avete visto, Leao fermo. C'è neanche che dice, no, vabbè, aspetta, vado contro, no, fermo. La palla la stoppa, però stando fermo, lo raddoppiano, perché lo raddoppiano. Reinders, Okafor, Florenzi, Musa, cosa fa Leao? La crossa lunga. Avete capito qual è il nostro problema? Io tanto vi ricordo che Milan sui cross quest'anno ha segnato un gol solo, il 2-0 alla Roma. Perché consideriamo, diciamo anche che ha segnato l'1-0 al Bologna, proprio se vogliamo essere precisi. Ma tutti gli altri gol da palla a terra sono arrivati. E un cazzo di motivo ci sarà, no? Cioè no, voi non lo capite, soprattutto quel pelato di merda che è in panchina, che io dico sempre che anche se vincesse la Champions League, Pioli deve andare fuori dai coglioni. Perché se tu dici ai tuoi giocatori, cioè se i giocatori mettono palle alte di continuo, non sono i giocatori che sono stronzi, se tu che decidi di fare, perché sei tu l'allenatore, no? Se tu che li metti in campo, sei tu che fai gli schemi tattici. E Pioli sei una merda, perché sei una merda. Adesso voglio vedere la doppia sfida col Paris Saint Germain. Adesso si ride, perché tu la partita scorsa, Leao voleva il gol di Inks per Instagram, l'ha fallito. Oggi la giocata per Instagram l'ha fatta quel gruppo di tacco su Hummels, è contento così. Però voglio vedere per cosa succede. Ora, io non dico che il Milan poteva avere 6 punti perché mento, ma 4 sì. E 4 punti voleva dire drindilindilon, essere primi. Voleva dire essere primi nel giro dopo 2 partite. Invece no. Noi siamo sempre il Milan, siamo sempre il solito Milan. Ci abbiamo siamo una razza. Siamo riconosciuti a livello internazionale per le figure di merda. Perché quello siamo. Come ho detto prima, sempre quelli che annusi il gol, annusi la vittoria, annusi il turno, annusi. Non lo fai. Altro capitolo, prima di chiudere, Calabria e Pobega, che sono dei giocatori da Serie C. Pobega che soffre male nel primo tempo, che non ho ancora capito come non abbia fatto a fare gol. Stranamente, quando entra Florenzi, dalla fascia sinistra del Borussia Dortmund, la stellità. Però giustamente il pelato che è in panchina preferisce Calabria a Florenzi. Perché io dico sempre, è da 2 mesi che lo dico, anzi da, in realtà anche il campionato scorso che lo dico, Florenzi non sarà un fenomeno, non è mai stato un fenomeno, ma in confronto a Calabria è Cafu, perché è vero. Uno non è che deve giocare per forza perché è capitano. Guardiamo faccia la realtà. Cioè, Romagnoli era capitano eppure non giocava sempre. Anzi, è diventato la terza quarta scelta l'ultimo campo, l'anno dello scudetto.
E c'è davanti a lui Kier, Tomori, Kalulu. Anzi no, Kier era rotto, scusate. C'è la gabbia davanti a lui. Adesso vediamo quello che succede. Io sono molto curioso. Però il Milan è in Champions League. Al giro è difficile, non si può criticare. Non critichiamo. Criticatevi sto cazzo. Ci vediamo domani con la reaction.